Pari e patta e senza reti fra Chieti e Castelfidardo al Guido Angelini al termine di 90 minuti non certo entusiasmanti e che hanno visto i marchigiani molto ben disposti in campo, al cospetto dei neroverdi non certo in giornata di grazia anche a causa di alcune defezioni. Dopo l'esploit del Riviera delle Palme ci si attendeva qualcosa in più da parte della squadra di Ronci, che ha pagato soprattutto la scarsa vena di Vittorio Esposito, recuperato in extremis ma in condizioni precarie. L'avvio di gara è dei marchigiani, che si vedono per la prima volta al terzo con Sbarbati, che dai 18 metri controlla la sfera e si gira, concludendo però centralmente. La formazione bianco-verde ospite preme ancora e si rivede sempre con Sbarbati al settimo, con una conclusione angolata che non crea problemi all'estremo teatino. Il Chieti risponde all'ottavo con un colpo di testa di Broso, che non inquadra lo specchio della porta prima dell'ennesima conclusione al decimo di Sbarbati per la formazione ospite. Il match vede diversi capovolgimenti di fronte, ma con la squadra di Ronci che appare un po' imballata al cospetto di un Castelfidardo sicuramente più frizzante. Dopo così una fase di equilibrio bisogna attendere il 36esimo per vedere un tiro del solito Sbarbati, sempre lui che chiama Mattia Placidi alla parata a terra. Tutto qui il primo tempo con le due squadre che tornano negli spogliatoi fra qualche fischio dei tifosi di casa. La ripresa si apre al terzo con il Chieti che presenta in campo Abdoulaye e Lagzir al posto di Orlando e Sgambato. Ronci passa così al 4-3-3, ma gli effetti tarderanno ad arrivare. Al terzo, pericolosissima la squadra ospite con un'azione elaborata che si sviluppa sulla fascia sinistra e dopo un batti e ribatti e tassi che vede la respinta di Maschio con Placidi quasi battuto. All'ottavo Sbarbati se ne va in contropiede, ma l'attaccante si allunga la sfera permettendo il salvataggio di Placidi. Al quindicesimo si vede pericolosamente il Chieti con una punizione davvero bella di Prinari che manca di un soffio il bersaglio. La gara finalmente si accende anche se i neroverdi continuano a far fatica a proporsi efficacemente dalle parti del portiere marchigiano. Il finale vede al 36esimo l'occasionissima per gli ospiti con il neo entrato Cavaliere che in area teatina chiama ad un vero e proprio miracolo Placidi. La squadra di casa ci prova con tanta generosità, ma al 40esimo è ancora Cavaliere a chiamare alla parata centrale l'estremo teatino. La gara finisce senza reti con uno 0-0 che, visto il KO del San Nicolò con il Fano, non è però certo da buttare.